morning session of the East Asia Conference on Economic, Scientific and Cultural Exchange. There are some changes among the presentations, and we will have two presentations this morning and in the first part of the morning before the coffee break, and then we will have four hour presentation before lunch. There is another change in the order of the presentations, and the first presenter will be Alessandra Micozzi, that is going to present the paper Green Technologies in China, a patent analysis in the period 2007-2011. And each speaker will have more or less 25 minutes, 30 minutes for presentation. Then we will have 5 minutes for questions and comments and so on. So, Alessandra, if you want to begin. Thank you. Good morning to everybody. A special welcome to our guest. I'm Alessandra Micozzi, I'm a new researcher of this university, and I'm a coordinator of a Marie Curie project about the green technology in China. I stayed in China 1 year ago, for a month, and with my colleagues of Università Politecnica delle Marche, we investigate the patent, we made a patent analysis, because it's very difficult to find data in your country, because we have the relationship with the normal university in Beijing, but we started with an analysis, collected data from APU. So we have a world analysis of green technology with a special focus on green technology in China. China faces significant environmental challenges, from a carbon-intensive energy mix to a local water and air pollution, because China, from 2006, invests a lot of money to improve the air pollution and the green energy, with a lot of law, thinking about law on prevention and control of atmospheric pollution, the environmental impact assessment law, the cleaner production promotion law, the renewable energy law, and so on. And the government made an impressive effort in the transition from carbon intensive mix to local water and air pollution. China has the largest increase in R&D expenditure, with a rate of around 20% since 1995, and the R&D intensity in China has an increase from 0.6% in 1995 to 1.7% in 2009, and the number of higher education graduates was about 8 times since 1995, and the patent intensity grew around 30 times higher. So we have a lot of improvement. If you look at the graph, in this work we focus on analysis on the production of innovation in environmentally sound technology. So we select a technologies, a special technology, green technology, and we can define green technology broadly as technology that have as a potential to significantly improve environmental performance, but we have to conduct a sensitive analysis to reduce the number of patents that we can have under the slogan green technology.
In this work, so we focus in this, and main goal, the principal goal is to understand the partner of production of green technologies innovation in China, their evolution over time, and the pattern of collaboration with European countries, because European and worldwide countries, because the focus of our project, Marie Curie project, is to understand if there could be a collaboration between firms in China and firms in Europe to improve the green economy. Okay, in particular, our research focus on, we would like to understand if China patenting intensive with respect to the rest of the world is higher in green technology or not, and if this situation is changed, in which area within China are green innovation efforts are concentrated, and if we have a change during the period that we analyzed. What kind of actor, firms, R&D center, university, are responsible for green innovation in China, and if there is a translation, and in which IPC classes has China a higher relative specialization in this sector, and in the production of green patent, if we have a collaboration with other countries. So we collect the data, I present the situation, divided the different sector in green technology. The principal company in China that made innovation and so patent in green technology are Huawei Corporation and ZTE Corporation, and these two companies invest a lot of money in this issue. And up to now, China, Japan, and Korea are more efficient at converting the R&D dollars into patent than USA and European country. The source of data is WIPO. In our paper, we put a lot of literature review, but if you want, we can go on data. Yeah. And, okay. If you look at this graph, we can see that China's patent are controversial because they are so abundant. UHEM is utility models. The utility models are not patent, but they has a shorter term and less stringent patentability requirement, and in China we find a lot of utility model. And this is a controversial issue because they are very abundant. So we would like to improve the analysis. The future line of research is understand if these patents are the focus is on quantitative or qualitative patent. The sample originated from RECPACT database, development of OECD, and this database contains patent application to European patent organization under the Patent Corporation Treaty. Patent data have been linked to regions, so we can make a regional analysis, and we use an adaptation of IPC Green Inventor defined by the World Intellectual Property Organization in order to develop the list of green IPC. We use to understand the specialization of China in green technology a standard index, the Balassa Index, to understand if China, that have a lot of patent, have a specialization in green technology or not, on respect of
other kind of patent and respect on the world. So if you look at the graph, we have all PCT and China have a lot of patent, and green PCT and China have a lot of patent even in green technology. If you look at the table, you can find that China in the ranking, in the world ranking, has the fifth position. But if you look at the last column, you can see that the Balassa index is negative. So we don't have a specialization in green technology. We have a lot of patent. China at the fifth position, but we don't have specialization in green tech, in green technology. The number of patent generally and in green specialization improve during the period that we analyzed, and but the evolution of percentage of green PCT with the Chinese application is lower than in green tech, in green technology, lower than patent in other sector. The same. Okay. If you look at PCT application by application location, we can see that Shenzhen, Guangdong, Beijing, and Guangdong in general are the more specialized region in this issue in green technologies. And the number of green patent improve, while the green specialization decrease in China. This is there are the most important company that made innovation and patent in China. So BID, ZTI Corporation, Huawei, Ocean King, Lighting Science and Technology, and so on. The alternative energy production are these. So biofuel, devices for production mechanical power from energy, fuel cell, geothermal energy, and other production or use not derived from combustion, solar energy, of course, wind energy using waste heat, so the treatment of waste water. And we use just only this category. So we use a conservative approach. Patent in alternative energy. China has the fifth position, and if you look at the Balassa index, we can see that we have a little specialization in alternative energy in green sector, and the most important region are Shenzhen, Beijing, and Guangdong in China, as we expected. If you consider the transportation, we focus on the hybrid vehicles, and in these hybrid vehicles, China has a specialization, an high specialization, like Japan, Germany, and United States, and Republic of Korea. And the region is the most important region are Guangdong, Taiwan, and Beijing. Energy conservation, so thinking about storage of energy. The China has the same position, and there is a low specialization in this issue, and the region are the same. If we look at the waste management, we find that China has no specialization in this category, and the most important region is Beijing.
And if you look at the PCT application with at least one applicant from China by applicant location country, we can see that the collaboration are with United States, Japan, Germany, Denmark, Republic of Korea, and United Kingdom. So China has a collaboration with this country. But the co-patenting during the period analyzed doesn't have an improvement, but a decrease. So to sum up, the focus, we have a focus on a green PCT application patent production in the world and in China. The analysis, we conduct an analysis of a geographical distribution, and we try to analyze the relative specialization in this issue. We can conclude that there is a growth in other patent classes that is higher than green classes. We have a lot of collaboration with other countries, but this collaboration decreases. The open issue are the quality issue, so we have a lot of utility model, and we want to analyze the citation and triadic patent, because we would like to know if this patent in China patent in green sector have a high quality or not, and we would like to invest make an investigation in collaborative open strategy and in efficiency of policies, because policies make a lot of effort in this issue. So thank you for attention, and thank you for our university to invite me. Thanks. Thank you, Alessandra. I think that we could have time now for comments and questions, because you use just 20 minutes, so we have 5 minutes for questions and comments. Okay, can I make a, okay. We have in our project, we have a legal part, legal colleagues that investigate this problem, because the most important issue is the capacity of European country to collaborate in China and have a protection in this sense. I think that they have the same legislation that we have. In fact, we find the information in IPO and WIPO, so the same law for European country. Yeah. I completely agree with you, because there are a lot of other measurement to understand if a company is innovative or not. For example, in green technology, we try to start a questionnaire to company in China that work in green sector, and a questionnaire, a survey to firms in Europe that collaborate
with China firms, but it's very difficult to have information. For example, in my opinion, the presence of a graduate student in the firms is a good measure of knowledge base or knowledge intensive in a firm, for example, is a good measure. But it's very difficult to find this information. We have a lot of Chinese students that work on this survey, and in 2 years we obtain just only 20 questionnaires. So we don't have data to say something different or something that could be significant. So we try to use this kind of measure, but I completely agree with you. There are a lot of qualitative measure to understand the innovation intensity of a country. You're welcome. Other questions? Can I ask you something, Alessandra? Yes, of course. And can you go back to the Balanza Index? Sì. When you measure sectoral specialization. Yeah. If you find a negative value, yeah, does it mean that this patent intensity is diffused among sectors? If we have a negative value, we can say that in this issue, for example, alternative energy, the China have a lot of patent, but not a specialization in this patent, in this sector, in this category, respect on other world and respect on other kind of patent. The most important specialization in China is not the green technology. Okay. Considering patent. Okay. Thank you. You're welcome. So we can go on with the next speaker. That is Paola Todini. Paola Todini is going to present the paper "Culture and Commercial Exchanges Between Italy and China: Juridical Profiles." And he's going to speak in Italian. Thank you. Right? Yes. Buongiorno, sono Paola Todini, ricercatrice in questa università. Mi occupo del diritto privato della facoltà di giurisprudenza. La relazione di oggi ha ad oggetto l'aspetto negoziale di quelli che sono gli scambi culturali e commerciali tra l'Italia e la Cina. È evidente infatti che a ogni scambio commerciale, ogni scambio di iniziativa culturale parallelamente prevede e realizza una attività negoziale che regolamenta questi scambi culturali o commerciali. Muovendo i passi da quelle che sono le principali iniziative culturali di cooperazione, è evidente che i rapporti tra Italia e Cina dal punto di vista culturale sono molteplici, partendo dall'Expo alla celebrazione costante del Capodanno cinese. Ma vorrei citare una delle iniziative di particolare importanza, non solamente perché recentissima, ma per il livello che rappresenta, ed è la costituzione a Villa Strozzi del padiglione collaterale ufficiale del design. La Shanghai Design Week a Firenze, nota anche come SHENS, che è l'acronimo tra Shanghai e Florence, ha inaugurato l'11 giugno la sede fiorentina di Villa Strozzi e in questa sede è stato inaugurato il padiglione collaterale del China Corporate United Pavilion. La villa è importante perché sarà un'area espositiva, ma al contempo un laboratorio di idee
per artigiani, per artisti, per design italiani e cinesi. Quindi l'iniziativa si colloca nell'ambito di una collaborazione tra la Camera del Commercio Italo-Cinese e la Shanghai Promotion Center for City of Design. Mi preme evidenziare, tra l'altro, un altro aspetto, sempre nell'ambito culturale, che riguarda un aspetto particolarmente legato alla mia attività, che è quello giuridico. Tra le iniziative culturali presenti in Cina e che fanno parte di questa collaborazione, rileva lo studio del diritto romano quale base per l'individuazione di istituti applicabili al diritto pubblico e al diritto privato cinese, che è in costante riforma. Questo processo effettuato anche in Cina ormai da tempo fa parte di un processo globale presente nel Sud America, presente nella Confederazione Russa, presente in Europa. E ovviamente io vi partecipo in quanto membro di questa commissione diretta dal Ministero dell'Istruzione della Confederazione Russa, che individua negli istituti del diritto romano, ovviamente applicati e modellati sulla base dei singoli ordinamenti e sulle singole esigenze dei diversi paesi, uno ius comune, quindi una forma di dialogo utile per poter interagire anche dal punto di vista commerciale, anche dal punto di vista degli scambi. Continuando brevemente con quelli che sono gli aspetti negoziali degli scambi, poi faremo una pausa e magari continuerò il resto della relazione, possiamo dire che già ho superato i 20 no, minuti? No, più pause tra un periodo e l'altro. Ah, ok, ho interpretato male la comunicazione, per la traduzione, sì, scusatemi. Allora, per quello che riguarda invece gli scambi di tipo culturali, e intendo in questo senso i rapporti tra studenti, docenti, ricercatori, che si muovono tra i due paesi, i dati forniti dal Ministero dell'Istruzione cinese evidenziano come la Cina sia uno dei paesi che invia il maggior numero degli studenti all'estero, generalmente in tutto quanto il mondo. Quindi c'è un interesse da parte della Cina ad una promozione culturale e ad uno scambio che sicuramente arricchisce le informazioni, ma anche la produttività, la competitività della nazione. Singolare è l'interesse nuovissimo che vede l'Italia come paese di partenza di molti giovani studenti, ricercatori e docenti verso la Cina. Possiamo ascrivere questo fenomeno a tre diversi livelli. Da un lato quello delle associazioni private e delle fondazioni, che propongono un contratto che dal punto di vista del diritto privato è qualificabile come un contratto di servizi, che può contenere o meno al suo interno un mandato con rappresentanza. Normalmente lo contiene ed offre un servizio all inclusive, cioè lo studente, il ricercatore, il professionista si rivolge a questa agenzia, a questa fondazione, a questa associazione ed in base a quelle che sono le sue esigenze di specializzazione, ma anche in base al tempo che ha a disposizione, viene indirizzato ma anche iscritto verso un corso di lingua, verso un master, verso un corso universitario, verso una specializzazione. Al contempo viene offerta allo studente o al ricercatore la possibilità di
usufruire di un tutor, viene offerta la possibilità di indirizzarsi verso un alloggio, quindi una sistemazione, un supporto per il viaggio, un supporto per i documenti. Quindi diciamo si entra nel campo vero e proprio del business della cultura. Un altro livello riguarda quello tipico dei rapporti interni e degli accordi bilaterali tra le università. L'Istituto Italiano di Cultura di Pechino, che opera in Cina sotto il nome Ufficio Culturale dell'Ambasciata d'Italia, svolge in questo campo un ruolo di primo piano della promozione della cultura italiana e dello sviluppo degli accordi bilaterali tra Italia e Cina. Gli strumenti negoziali che vengono utilizzati sono quelli di accordi bilaterali oppure di accordi quadro di cooperazione che vengono stipulati sia tra centri di cultura sia tra singole università. In questi casi è possibile ovviamente realizzare anche progetti come Erasmus Mundus 2, che consentono appunto, nell'ottica, tutti noi conosciamo il progetto Erasmus, quindi è inutile dilungarsi in questo, però consentono proprio nello spirito del progetto Erasmus di indirizzarsi verso culture ancora più lontane e realizzare quelli che sono gli scopi principi del progetto, quindi migliorare l'istruzione superiore europea, sviluppare e promuovere l'Unione a livello mondiale come centro di eccellenza in campo dell'apprendimento e quindi in generale sviluppare la cultura. L'ultimo punto e tipologia, che è quello di maggior rilievo e quindi di maggior qualità, riguarda i progetti comuni bilaterali tra la Repubblica Italiana e le altre nazioni, nel nostro caso la Cina, che il nostro ordinamento realizza nell'ambito delle attività realizzate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per la realizzazione degli accordi di cooperazione scientifica, per la realizzazione degli accordi di realizzazione e degli obiettivi di cooperazione scientifica bilaterale, il nostro ordinamento prevede l'adozione di un accordo governativo. L'accordo governativo non è altro che una cornice all'interno del quale prendono corpo e forma dei contenuti, degli obiettivi di tipo scientifico, di tipo tecnologico, di tipo socio-economico, collegati alla ricerca. All'interno di questi obiettivi si realizzeranno poi i singoli protocolli esecutivi. Questi protocolli esecutivi di cooperazione scientifica realizzeranno i programmi di cooperazione bilaterale. Tra i principali attori di questi accordi di cooperazione bilaterale ovviamente abbiamo le università, gli enti di ricerca, che stipulano accordi con lo scopo di migliorare attraverso le singole conoscenze, attraverso le specificità di ogni singolo paese, il proprio livello scientifico, il proprio livello tecnologico e socio-economico. Cito qualche progetto del 2009 che è stato realizzato con i contributi del MIUR. Si tratta di progetti che per esempio hanno coinvolto l'Istituto di Alta Matematica Severi e il National Science Foundation of China, che riguarda i modelli di matematica applicata, così dei progetti per la realizzazione di motori molecolari azionati dalla luce basati su rotassani luminescenti. Chiedo agli ingegneri di perdonarmi su eventuali errori, che sono stati compiuti in collaborazione con l'Università di Bologna, specificatamente con il Dipartimento di Chimica.
e così per esempio importanti attività di ricerca nel campo del cancro, e quindi l'Istituto Nazionale Tumori di Milano con il Cancer Hospital di Shanghai, e con un progetto che riguarda il carcinoma ed i rischi derivanti dal carcinoma. Quindi si tratta di progetti che producono non solo un beneficio nei singoli paesi, ma che portano avanti l'intera ricerca scientifica globale. Oggi la cooperazione che riguarda gli scambi culturali tra l'Italia e la Cina è regolamentata da un protocollo firmato nel 2012 che costituisce il programma esecutivo di cooperazione nel campo dell'istruzione tra il Ministero italiano degli Affari Esteri e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese, e riguarda gli anni 2012-2015. Di questo accordo vorrei sottolineare alcuni una piccola parte che è indicata nella premessa, perché ci fa rendere conto dell'importanza di questi accordi. La cooperazione nel settore dell'istruzione costituisce la forza motrice per lo sviluppo delle risorse umane e svolge un importante ruolo per favorire il progresso economico e sociale, consentendo così la creazione di occasioni di reciproco vantaggio per le parti. Quindi, come vi dicevo, realizza un interesse non solo delle singole nazioni, ma un interesse globale. Questo per quanto riguarda la presenza di scambi di tipo culturale. Accanto agli scambi di tipo culturale, siamo ben coscienti dell'esistenza di importanti scambi di tipo commerciale. Vorrei fare una riflessione in ordine a questi scambi di tipo commerciale. Accanto al fenomeno noto dell'importazione di beni cinesi nel mercato italiano, e quindi la presenza di cittadini cinesi all'interno del nostro territorio, perché è evidente che un mercato funziona se gli attori del mercato possono liberamente e agevolmente gestire e vivere all'interno del mercato. Quindi la presenza di cittadini stranieri riceve un'adeguata tutela. Quindi la presenza di beni cinesi nel mercato italiano e la relativa presenza di cittadini cinesi nel nostro territorio ha comportato dal punto di vista negoziale l'applicazione di una serie di norme di diritto italiano che riguarda ovviamente tutto quanto l'aspetto di tipo commerciale, quindi la costituzione di società soggette a diritto italiano, la soggettibilità dei beni venduti alle caratteristiche richieste anche in termini di sicurezza per il mercato italiano, la regolamentazione doganale, igienica dell'ordinamento italiano. Si pongono però problemi che riguardano per esempio diritti relativi alle persone. Mi vengono in mente problematiche di diritto in ordine a matrimoni misti, e quindi l'assoggettamento alla legge del relativo rapporto di connubio, i figli, così come la particolare gestione degli atti di Stato, certificati di nascita, certificati di morte, che necessariamente hanno una attività, seppur limitatamente diversa, da quella dei cittadini italiani. Questo è quello che noi conosciamo da decenni. Ma stiamo assistendo in questo periodo ad un fenomeno diametralmente opposto, di recente formazione, nel quale la Cina si mostra come un paese che offre all'Italia enormi prospettive per gli imprenditori. Cioè la Cina non è un paese nel quale è facile dislocare i propri impianti. La Cina oggi è un paese che per il proprio sviluppo
realizza, diviene un mercato appetibile per vendere merci, soprattutto merci di lusso. In un periodo di crisi come quello attuale, è uno dei mercati, come alcuni mercati dei paesi arabi e alcune parti della Confederazione Russa, dove è possibile vendere beni di lusso. E quindi assistiamo ad un interesse totalmente diverso dell'imprenditoria verso verso la Cina. Questo è dovuto anche oltre ad uno sviluppo economico della Cina, è dovuto anche ad una serie di strategie economico-politiche particolarmente attente e particolarmente importanti effettuate dal governo cinese, che sollecitano anche l'intervento di investimenti. Nel suo 2015 sono entrate in vigore il 1 giugno una riduzione delle tariffe di importazione sulla dogana, su prodotti, sulla dogana cinese ovviamente, su prodotti come abbigliamento, accessori e cosmetici. Il 7 maggio il Consiglio di Stato cinese ha rilasciato le linee guida per lo sviluppo dell'e-commerce. L'e-commerce è uno dei settori nel quale, poi il collega che mi seguirà approfondirà in maniera molto più dettagliata del mio intervento, è uno dei settori nei quali la Cina sta avendo uno sviluppo particolarmente importante. Questo ovviamente rappresenta un'occasione anche per le aziende italiane, che possono rivolgersi a questo mercato senza dover essere necessariamente presente in Cina, quindi accedere ad un mercato tramite un terminale, evitando di dover spostare la propria attività in un paese terzo e quindi limitando anche quella che è l'esposizione finanziaria. In occasione del Beijing Milan Business Cooperation Meeting è stato inoltre siglato un doppio accordo tra i due paesi per valorizzare la collaborazione tra le imprese italiane e cinesi e promuovere la conciliazione commerciale tra le aziende dei due paesi. Voi sapete che in Italia il tema della conciliazione, della risoluzione alternativa delle dispute è un tema particolarmente caro che negli ultimi anni ha modificato e stravolto parte della procedura italiana, quindi la mediazione obbligatoria e diciamo forti interventi nel campo del diritto processualistico italiano. Il tipo di mediazione proposta in questo caso è una mediazione totalmente diversa. È una mediazione caratterizzata dalla non obbligatorietà. Si tratta di mediazione volontaria, mentre ormai sappiamo tutti quanti che alcune materie nel diritto italiano, per poter giungere innanzi a un giudice, necessitano di un tentativo preventivo di conciliazione, di un tentativo preventivo di mediazione. È una mediazione del tutto informale, è una mediazione riservata, quindi tutto ciò che accade all'interno della mediazione non può essere divulgata e le informazioni acquisite non possono poi essere utilizzate all'interno della controversia per il caso in cui la mediazione non giunga a buon fine. È una mediazione rapida perché consente, diversamente ai tempi di un giudizio, una risoluzione particolarmente veloce e soprattutto ha un risvolto molto interessante perché è particolarmente economica rispetto ad un giudizio. E quindi ovviamente è particolarmente efficace ed appetibile. Quanto tempo ho ancora? 5 minuti. 5 minuti abbondanti, benissimo. Un ultimo aspetto.
è stata introdotta una lista delle attività e dei settori che sono espressamente vietati per gli investimenti esteri da parte del governo cinese. Questo perché? Che se vogliamo andare ad investire in Cina, il primo punto che dobbiamo prendere in considerazione, e poi ripeto, la relazione che mi segue, che mi seguirà, approfondirà in maniera maggiormente pragmatica tutti quanti gli aspetti, è quello che riguarda il codice merceologico doganale. Sostanzialmente, quello che caratterizza l'investimento cinese, l'investimento italiano in Cina, è la scelta del prodotto, quindi del bene, che vuole essere realizzato. In base al tipo di bene, e quindi al codice che viene assegnato a questo bene, le autorità amministrative ritengono il bene di un particolare valore e che quel prodotto è più o meno strategico. In funzione di questa maggiore o minore strategicità del prodotto, vengono conferite delle agevolazioni maggiori o minori. Agevolazioni che vanno dalla concessione gratuita di terreni dove realizzare impianti, a esenzioni fiscali, a infrastrutture gratuite o a costi bassissimi, e che quindi devono essere prese in considerazione prima di iniziare una qualsiasi attività imprenditoriale. La presenza di questa lista di attività, settori e quindi una limitazione è un ulteriore incentivo per fare maggior chiarezza, per rendere ancora più agevole un interesse, quindi un investimento da parte dell'imprenditoria italiana verso la Cina. E con questo io concludo. Grazie. Thank you, Paola. And we have 5 minutes for comments and questions, if you want. Any question? Otherwise, we can go on with the coffee break. So the second. Coffee break is close to this room, and we will be back in 20 minutes. 25? No, 20 minutes. Okay, 20 minutes for coffee break.
Perfetto, è 11. Iniziamo con te, Gianpaolo, giusto? No. Ah no, ok. Forse Angelina. Angelina, scusa, tu hai la camera qui? Sì. La dobbiamo lasciare a una certa ora? No, no, no. Ah, perfetto. Io vado via verso le tre, però. I think that we can begin with the second part of this morning session, and the speaker is Gianpaolo Naronte, that is going to present the paper Legal Forecast of the Scenario for Foreign Direct Investments in China. As usual, 25-30 minutes. Grazie. Desidero prima di tutto ringraziare l'università, il rettore, la preside e la professoressa Iannello per avermi invitato qui oggi. Io sono un avvocato, ho uno studio legale con sedi in Italia e in Cina. Mi occupo di diritto cinese dei paesi asiatici da circa 15 anni. Grazie. Non parlerò di diritto, vi rassicuro, non voglio annoiarvi, ma desidero semplicemente condividere con voi alcune considerazioni basate sulla mia esperienza personale e anche sulla base di quello che hanno detto gli illustri relatori che mi hanno preceduto ieri. Mi riferisco, per esempio, al passaggio in cui la professoressa Birk ha spiegato come nell'immaginario collettivo la Cina sia rappresentata ancora come un qualcosa di misterioso, di lontano, di difficile da comprendere, no? Quello che veniva in maniera molto efficace espresso come l'altro lato della Luna. Ed è per questo che nella mia rappresentazione ho indicato la Cina come un'isola. Se poi vi interessa vi manderò la stringa, perché questa è fatta con Prezi, per cui è in movimento, ma io l'ho fatta col PDF, per cui è abbastanza carino. Tutti quelli che mi hanno preceduto più o meno hanno parlato di investimenti diretti esteri in maniera o diretta o implicita. Il primo problema che abbiamo con la Cina è quello di sgombrare il campo da equivoci, da preconcetti, da pregiudizi che spesso sono tanto falsi quanto difficili da eliminare. Si è parlato di Matteo Ricci, ovviamente, però nessuno, scusate, io sono uno che dice sempre le cose come le pensa, ha avuto mai il coraggio di dire che quando Matteo Ricci, sicuramente importantissimo negli scambi culturali e quant'altro, andò in Cina, andò con un bagaglio culturale che era molto arretrato rispetto a quello dei cinesi. Le teorie, la maggior parte delle teorie di Matteo Ricci erano sbagliate. Pensiamo alle teorie matematiche, alle teorie astronomiche. E infatti i dialoghi, come ben sapete, i Matteo Ricci sono dialoghi tra Matteo Ricci e un funzionario mandarino imperiale che è immaginario, che non esiste. Quindi si confrontano su tutto e alla fine il funzionario dice: sì, avete ragione, siete più bravi di noi, avete una cultura più forte, siete più in gamba. Un po' quel sentiment che è emerso ieri dalle slide del professor Bolpagni dei periodici, dove la Cina veniva vista come una minaccia, la Cina veniva vista come un pericolo, come qualcosa che doveva essere come dire, colonizzato, acculturato dall'Occidente. E questo principio è rimasto fermo nell'arco degli anni. Non so se avete letto oggi, scusate,
l'articolo di Rampini sul Giornale, ne leggo un pezzettino. In un periodo di pesante crisi economica, i cinesi sono diventati, per l'opinione pubblica, responsabili della disoccupazione, della diminuzione dei salari. I toni razzisti, caricati da una pervicace campagna di stampa, non sono monopolio di nessuna classe sociale. I giorni in cui la laboriosità cinese era lodata sono uno sbiadito ricordo. Predomina la tematica dello Yellow Peril, l'invasione di una razza ritenuta tanto inferiore quanto pericolosa. Il mio è uno scherzo, questo non è un articolo di Rampini, ma è un brano tratto da un libro che aveva scritto Jack London nel 1910, così scopriamo che oltre a Zanna Bianca, Jack London, che era un ottimo cronista di guerra, scriveva anche questi libri. Però a nessuno è venuto in mente che potesse non essere un articolo attuale, perché purtroppo l'immagine della Cina come minaccia, che abbiamo visto partire da tempi primi del Novecento, si è protratta senza soluzione fino ad oggi. Okay? In realtà stiamo parlando di un confronto tra due culture assolutamente impari. Quando mi ha colpito molto la relazione molto bella della professoressa Sun Yanling di ieri, quando ha spiegato la struttura scolastica cinese e l'importanza della matematica. Non so se conoscete la storia del quadrato magico del fiume Luo. La professoressa lo conosce senz'altro, ma magari gli occidentali lo conoscono. Secondo la leggenda, Yu, il grande Yu, un giorno stava meditando lungo le rive del fiume Giallo. All'epoca, stiamo parlando di almeno 7 secoli prima della nascita di Cristo, la Cina era colpita da gravissime inondazioni. Dal fiume uscì una tartaruga, che è un animale ovviamente con una simbologia importante in Cina, sul cui guscio erano indicati dei segni che corrispondevano a dei numeri. Furono tradotti in quello che si chiama appunto quadrato magico. Io adesso non posso raffigurarlo, però immaginate un quadrato, ogni lato composto da 3 quadrati, che contiene numeri naturali che comunque sommati danno il numero 15. E i numeri pari, i numeri dispari, non sono mai vicini uno all'altro. Utilizzando questo quadrato magico, Yu riuscì non solo a prevedere i fenomeni di esondazione dei fiumi, ma a utilizzare l'acqua per irrigare i campi. Lo stesso quadrato magico veniva utilizzato, per esempio, per studiare i movimenti dei corpi celesti, da cui c'erano delle conseguenze poi dal punto di vista anche istituzionale, quindi cioè dei segnali che poi andavano a incidere sulla vita politica. Insomma, tutto questo per dirvi quanto sia incompleta, secondo la mia esperienza, la conoscenza della Cina, e quanto quindi siano importanti convegni come quello di oggi che, analizzano in maniera trasversale questo paese sotto molti punti di vista, dal punto di vista linguistico, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista dell'immagine e anche giuridico. Allora, passiamo brevemente alle slide dove, per la gioia della traduttrice, ho cercato di leggere il progetto di riforma del 2015, evidentemente come tutti gli avvocati ho qualche problema mio, insomma, personale, sulla base della teoria dell'equilibrio di Nash. Mi è venuto in mente, leggendo l'articolo in cui il famoso premio Nobel era morto in circostanze anche abbastanza banali, per cercare di capire se questa teoria dell'equilibrio di Nash, che come sapete viene utilizzata in molteplici campi, non solo nella teoria dei giochi, si potesse applicare anche al diritto e quindi essere una chiave di lettura della riforma
degli investimenti del 2015. Tenete a mente quello che ha detto in maniera molto brillante, molto capace il professor Satodini, cioè il quadro che ha espresso il professor Satodini: se questa riforma dovesse trovare applicazione, scomparirà completamente. Cioè cambierà completamente la disciplina giuridica degli investimenti stranieri in Cina. Vediamo i punti fondamentali. Lasciamo perdere la governance societaria, che è una pizza. La negative list. La professoressa Santodini ha parlato giustamente di... ha detto una cosa che intelligentissima, che quasi nessuno dice. Cioè, quando tu devi investire in Cina, la prima cosa che devi fare è andare a vedere in quale categoria si pone il tuo investimento. Perché oggi gli investimenti stranieri sono raggruppati, come sapete, nel catalogo per gli investimenti esteri in tre categorie: permessi, incoraggiati, vietati. Non spieghiamo il significato perché mi sembra self-explanatory. Se un investimento è incoraggiato, com'è che vengono distribuiti? Vengono distribuiti in base a il piano quinquennale, cioè in base agli obiettivi del piano quinquennale gli investimenti cambiano da categoria a categoria. È importantissimo, come diceva la professoressa Dodini, andare a vedere questa cosa, perché se io vi dicessi qual è secondo voi un investimento straniero vietato in Cina, senza tanta cosa potrebbe dire, che ne so, la produzione di armi da fuoco, ovviamente. Ma se io vi dicessi che tra gli investimenti vietati c'è la progettazione e la costruzione delle strutture per i campi da golf, vi diventerebbe più difficile immaginarlo. Quindi non è tutto così scontato, ok? Ora, questo catalogo scompare secondo la riforma. Viene sostituito da questa negative list, lista negativa, per cui c'è un principio di parità di trattamento tra gli investimenti stranieri e cinesi, cioè è permesso tutto ciò che non è vietato. E tu dico che bello, in realtà è una fregatura micidiale, perché noi ci troviamo a giocare fuori casa con le stesse regole loro, e loro partono 3-0, cioè come se avessero Cristiano Ronaldo in squadra, ok? Un gol l'hanno già fatto, almeno. Questo è un grosso problema, perché la Cina, come ha detto la professoressa, si sta affrancando in maniera chiara dall'Occidente, parliamoci chiaramente, sta cercando di selezionare quanto più possibile gli investimenti stranieri. Non ha più bisogno dell'Occidente, l'Occidente è una palla al piede in questo momento, parliamoci chiaramente. Cioè, quando mi parlano della Cina come paese in via di sviluppo, siamo noi un paese in via di sviluppo, rendiamoci conto, non loro, ok? E allora che cosa succede? Sta creando questa situazione per cui, se oggi Deng Xiaoping fosse vivo, direbbe che non solo importa il colore del gatto, ma importa anche che tipi di topi sa prendere. Quindi l'accesso al mercato cinese sarà sempre più selezionato. Altra modifica incredibile è l'abolizione delle WFI, cioè le società a capitale estero, e delle joint venture, cioè i veicoli societari che da 30 anni a questa parte si usano per investire in Cina, e verranno sostituiti dalle forme societarie previste dalla company law cinese, che sono completamente diverse. Ok? Altro problema: non so se avete mai sentito parlare di variable interest entity. Gli stranieri, soprattutto gli italiani, che sono molto bravi a giocare sulla fascia, quindi a girare i divieti, per aggirare i divieti del catalogo per gli investimenti esteri, cosa fanno? Se io ho un settore dove non posso agire direttamente, investo indirettamente attraverso un accordo
tra la mia società e una società cinese che è autorizzata a lavorare in quel settore. Un po' come diceva sulle coproduzioni finalizzate a fermare la presenza delle case americane, delle major americane, e queste cercavano di trovare in qualche modo degli accordi interni per aggirare questi divieti. Il principio è lo stesso. Questi accordi saranno vietati, ovviamente, e saranno nulli, non sarà più possibile concludere questi accordi e aggirare questi divieti. Quindi un altro blocco all'ingresso degli investimenti stranieri in Cina. Prima di arrivare alla conclusione, vi segnalo ancora due punti. Uno è che l'approccio degli investimenti stranieri in Cina deve considerare un aspetto essenziale, che è l'importanza dell'e-commerce. In Cina abbiamo circa 600 milioni di internauti oggi. No, oggi saranno di più, saranno 650. Ok? L'e-commerce che problemi pone anche dal punto di vista del diritto? Almeno tre problemi. I requisiti perché il contratto concluso in forma elettronica abbia lo stesso valore di quello cartaceo, banalmente. Secondo, la tutela dei dati personali. Mi sono sempre chiesto, poi l'ho scoperto col discorso del big data, come mai quando io aprivo un motore di ricerca e cercavo qualcosa, mi comparivano butta a caso le immagini di alberghi dove ero già stato, posti dove ero già stato, perché tutto ovviamente è raccolto, sono dati che vengono raccolti e customerizzati. Ok? Terzo aspetto, tutela del consumatore finale. Tutela del consumatore finale. E qui si apre uno scenario incredibile, perché nel 2014 è entrata in vigore una legge che disciplina ex novo la tutela dei consumatori in Cina, e quindi gli investitori stranieri dovrebbero conoscerla e nessuno la conosce, ovviamente. Due particolarità vi segnalo che sono un po' carine, sono un po' morbose, come direbbe il professor Bolpagni. Una, il sistema di tutela del consumatore si chiama Product Recall System, nome un po' alla milanese, che parlano tutti in inglese, sostanzialmente è il diritto di ripensamento, no? Quindi tu compri un oggetto, lo paghi, ti arriva l'oggetto, entro un termine, 10 giorni, tu puoi restituirlo. La differenza è che nel recesso normale ci deve essere una giusta causa, diciamo, normalmente. Nel caso del commercio elettronico è sufficiente che tu abbia cambiato idea, no? Un ripensamento, e che il bene sia in buone condizioni. Ok? Ovviamente questo non vale per certi beni, non si applica a tutti i beni via internet, cioè i beni alimentari, i video, le musiche, chiaramente una volta che le comprati. In Cina si sta sviluppando un sistema di truffe pazzesco basato sul Product Recall System. Secondo voi come fanno? Allora, molto semplice. Io ordino 3 vestiti. 48, 50, 52 d'Italia. Ok? Li provo. Li pago, ovviamente. Il 50 mi va bene, il 48, il 52 no. Quindi vado al fake market, mi faccio fare un 50 fake esattamente identico, che pago 30 euro, neanche, 20 euro. Mi tengo l'originale, restituisco i 3 capi, di cui uno è falso. Certo. E voi pensate che l'azienda che riceve i 3 capi falsi fa una causa contro di voi per 100 euro di vestito? Questo è il problema.
Altro problema, quelli che vengono chiamati non professional critics. Non so se sapete come funziona Alibaba. Quando voi acquistate uno spazio su Alibaba, pagate una cifra, no? Mensile o annuale. Ma la cifra che voi pagate non è semplicemente lo spazio. Innanzitutto Alibaba ti dice, tu mi devi dire quanto pensi di guadagnare, perché io in base al tuo turnover io ti rinnovo il contratto oppure no. Quindi se anche tu dici, allora l'anno prossimo ti pago, ma non hai guadagnato un tot, lui non ti rinnova il contratto, perché non ha interesse a mantenere sulla piattaforma dei produttori che non vendono. Quando tu paghi, oltre allo spazio, ricevi un tot di non professional critics, che sono ragazzotti dell'università che per arrotondare lo stipendio, via social network, diffondono notizie favorevoli al tuo prodotto che in realtà non hanno mai acquistato. No? Quindi io ho 10 persone che dicono, sono andato all'avvocato della Ronte, bravissimo, mi ha risolto la casa in niente, ho guadagnato un sacco di soldi, in gambissima, molto onesto. Ma non mi hanno mai visto. Il che dice, vabbè, no? Ma pensate alla rovescia. Quando io pago 10 ragazzi per dire che il mio concorrente è invece pessimo e questi non l'hanno mai visto. Questa condotta di usare i non professional critics per screditare i concorrenti è talmente diffusa in Cina che nel gennaio di quest'anno il Consiglio di Stato ha emesso un'ordinanza stabilendo che nei casi più gravi questa condotta integra non solo un unfair competition, ma addirittura un reato. L'e-commerce ovviamente impone, oltre a tutti questi aspetti, anche un diverso posizionamento. Quando il cliente arriva in studio e mi dice, avvocato, voglio fare la joint venture, pensa di avere l'idea per aver vinto il premio dell'imprenditore dell'anno, mi rendo conto che lui non sa che le joint venture in Cina sono già preistoria. L'e-commerce come incide? Non solo giuridicamente, ma anche fisicamente. Vuol dire dimenticarsi del negozio fisico e avere un negozio online. Uno dice, beh, sai che invenzione. Attenzione, perché il negozio online e i negozi virtuali che alcune aziende stanno facendo online sono, per esempio, dei negozi in cui tu vai dentro, che ne so, il sito di Louis Vuitton, scegli la borsa, esce fuori l'omino che è il tuo avatar, tu gli metti la borsa al braccio e vedi come sta. Se poi ti piace, la blocchi, vai nel negozio e la compri. Questo cosa significa? Che io devo avere un sistema di immagini che si scarichi velocemente, perché quello che voi avete visto in Cina usano tablet, telefoni, sono molto più connessi rispetto a noi. E sembra una banalità, ma usare un sistema piuttosto che un altro, l'Android piuttosto che un altro, è diverso. Quindi quelli che hanno dei siti con 200.000 immagini che ci mettono mezz'ora per essere scaricate sono assolutamente inutili, ammesso e non concesso che siano visibili in Cina, cosa che pochi vanno a cercare. E arrivo quindi alla conclusione, direi sono stato nei tempi. Perfetto. Allora, la teoria dell'equilibrio di Nash sostanzialmente dice che si ha un equilibrio quando i due giocatori hanno soddisfatto le reciproche esigenze, per cui nessuno dei due ha interesse a cambiare la propria strategia. Se questo invece non dovesse succedere, la legge di riforma del 2015 indica che la Cina sta cambiando la propria strategia in maniera molto pesante. E quindi impone agli europei, agli stranieri, di cambiare il modo di pensare alla Cina, il posizionamento. È stato detto, la Cina come mercato, giusto? Non solo come mercato di sbocco, ma soprattutto, anche se voi non siete d'accordo nessuno di voi, come mercato di servizi, di consulenze. Non abbiate paura a vendere il know-how ai cinesi. I cinesi hanno molto interesse
acquisire know-how. Questa idea che devono copiare, cioè, togliamoci da questi concetti che non hanno veramente senso, perché il cinese non è quello di Via Sarpi, con tutto il rispetto. Il cinese è un altro soggetto, ok? Allora, se noi non saremo in grado di... Qui le strategie sono cambiate, non c'è più l'equilibrio. Se vogliamo recuperare l'equilibrio di Nash, allora vuol dire che uno dei due giocatori dovrà essere in grado di cambiare la propria strategia, perché altrimenti perderà la partita. Ma chi perderà la partita, secondo me, non sarà il Far East, ma sarà l'Occidente. Grazie. Thank you very much, Gianpaolo. And we have a couple of minutes for comments and questions, if you have any questions. Maybe China has thousands of sides. Just for example, a paper is white, but it has a black point in the paper. In the paper, you said that this paper is black. So this is not a question, but this is what I think. It's just one side. Okay. Thank you. Other comments? Ok. Yes? Cioè, a seguito di questa spiegazione, quale dovrebbe essere quindi la strategia dei paesi occidentali, dell'Italia, verso la nuova collocazione che la Cina sta assumendo? Beh, una strategia intanto... Sì. Allora, come ha detto ieri la professoressa Cassandro, il costo del lavoro sta aumentando in Cina, quindi quello che attirava gli investimenti stranieri in Cina, vale a dire il basso costo della manodopera e i vantaggi fiscali, sono venuti progressivamente meno. Non ci sono più vantaggi fiscali perché dal 2008 è stata unificata il trattamento fiscale tra società cinesi e società straniere. Residuano dei vantaggi fiscali solo per settori incoraggiati o per chi, anziché andare a investire a Shanghai, va a investire nelle zone centrali, rurali, sottosviluppate. La riforma del lavoro ha comportato, da un lato, un'evoluzione del sistema giuslavoristico cinese, ma dall'altro, ovviamente, ha determinato un incremento dei costi. Questo è un altro, diciamo, preconcetto che c'era, per cui il cinese è una persona che ama lavorare per la famosa ciotola di riso, no? In realtà c'era una spiegazione per cui si potevano sfruttare i lavoratori. Questa spiegazione è legata a una distinzione delle persone in Cina in base al luogo di nascita, il sistema Hukou. Cioè, chi nasce nei paesi, nelle zone rurali ha uno status di cittadino rurale, chi nasce nelle zone urbane lo status di cittadino urbano, in maniera tale da evitare che, come sempre è successo, i contadini abbandonassero le campagne per andare in città. Ieri la professoressa Cassandro ha detto che la riforma del lavoro al 2008, non so se avete fatto caso, contestualmente è stata approvata la promotion law del 2008, cioè una legge che stabilisce che sono illegali
le diversità di trattamento dei lavoratori legate al luogo di nascita, al sesso, alle opinioni politiche e alle condizioni di salute. Quindi vengono meno i migrant workers, ok? Il cittadino rurale non ha più questi divieti che aveva prima. Questo ha comportato il fatto che costa un ingegnere di Xi'an, che fino a qualche anno fa costava un quarto rispetto a un ingegnere di Shanghai, oggi ha lo stesso costo, ovviamente. In più si è aggiunta la social insurance law, cioè la Cina non ha più i benefici che aveva fin quando era davvero un paese in via di sviluppo e certe cose le venivano concesse. Ok? L'approccio, secondo me, quale dovrebbe essere? Uno di una collaborazione e non più di uno sfruttamento. Due, di vedere la Cina come un mercato di sbocco, perché ha una classe media, intendiamo persone che hanno 3-4 mila euro al mese di stipendio, di 250 milioni di persone, cioè 5 volte l'Italia. Ok? Io personalmente sono scettico, ma è una mia opinione personalissima, sul mercato del lusso. E vi spiego anche perché. Perché il mercato del lusso, chi compra beni di lusso è solitamente volubile. Cioè compra la Ferrari perché vuol far vedere che si può permettere la Ferrari, non per quello che è in sé, ma per ciò che rappresenta. Quindi potrebbe cambiare abitudine velocemente. Invece il consumatore medio, che è colui che conosce anche l'Italia, l'apprezza, non ha bisogno di essere educato al consumo di certi prodotti, che devono essere di fascia media, su cui però comincia a esserci una concorrenza di aziende cinesi molto forte, ovviamente. Perché le aziende cinesi in tutti questi anni, affiancate alle aziende straniere, hanno imparato a fare le cose. Cioè, la cosa assurda è che io non posso andare in Cina, far produrre a lui una sedia, e quando poi lui dice, vabbè, mi metto per conto mio a produrre la sedia, dice, non lo puoi fare. Come non lo puoi fare? Ho fatto 20 anni per te, io adesso ormai la faccio a occhi chiusi. Ok? Quindi, vederlo come mercato di sbocco, uno, attraverso queste modalità nuove. Due, vederlo come un mercato di servizi, consulenze. Tre, mi spiace che questa mattina non ci sia stato il primo intervento, perché la Cina vuole essere il mercato finanziario in termini di money del futuro. La free trade zone nuova di Shanghai non per niente prevede, tra tante novità, quella di poter aprire due conti. La società che è straniera, che ha la sede lì, può aprire due conti correnti, uno in renminbi e uno in moneta straniera, e può scambiare liberamente i soldi. Qual è l'obiettivo finale, molto ambizioso ma molto corretto, del governo di Pechino? Ottenere il riconoscimento del yuan, kuai, come si dice nel linguaggio, come moneta di scambio internazionale. A quel punto la Cina diventerà leader. La Cina non si è mai imposta militarmente. Ricordatemi una guerra in cui è stata coinvolta la Cina come aggressore. No? Lo stesso Chen Ke, quando andava a conquistare i terreni, gli stati, in realtà non li conquistava, andava dicendo, guardate che vengo per conto dell'imperatore che è più forte di voi, quindi se voi riconoscete che l'imperatore cinese è superiore, siamo tutti amici. Non usava la forza militare. La Cina sta puntando a questo, il riconoscimento degli yuan, che si può basare su che cosa? Su una solidità dello Stato fortissima. Cioè, un conto è comprare i titoli di Stato italiani che, e tirare la moneta e sperare che esca la testa o la croce. Un conto è comprare i titoli di Stato cinesi che si fa fatica a pensare possano fallire. Okay. Questo non significa che non abbia punti di debolezza, intendiamoci. Ma questo è il loro obiettivo. Il loro obiettivo. Tant'è vero che, non so se sapete, che nel 2009 è stato firmato un Renminbi Settlement Agreement, per cui tutti i paesi... Scusi, mi stanno troppo veloce? Ah, ok. Scusa, perdonami, non... ti avevo perso di vista, scusami.
Per cui tutti i paesi dell'area ASEAN si sono impegnati a scambiare merci tra di loro usando il renminbi come moneta. E addirittura nel 2012, dicembre 2012, il Giappone e la Cina, che comunque non restano grandi amici, hanno stipulato un accordo per cui c'è un libero scambio tra yuan e yen, saltando il dollaro. Cioè, questo è l'approccio. Tanto più, secondo me, è un grosso vantaggio, perché? Perché le banche cinesi fanno le banche, non sono delle banche commerciali come quelle americane, fanno le banche. E si stanno muovendo in maniera... Cioè, quello che manca... Io vivo in Cina 6 mesi all'anno, non continuativi. Quindi un pochettino, diciamo, il naso dentro la Cina ce l'ho. Non molto, ma un pochettino ce l'ho. Quello che manca in Europa è un fil rouge che colleghi tutto ciò che la Cina fa. Cioè, tutto quello, cioè sono tutti episodi che sembrano scollegati tra loro, ma che in realtà fanno parte di un piano. La colonizzazione, perché questa è dell'Africa, per avere le risorse, il finanziamento, cioè i pozzi petroliferi venezuelani sono tutti pagati dalla Cina. Perché? Perché quando il Venezuela si era rivolto agli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno detto, vabbè, ma tanto voi siete il giardino di casa, quello che non serve più a noi lo diamo a voi. I cinesi invece gli hanno proposto un piano serio, a parità, dove gli hanno detto no, noi crediamo su di voi e investiamo con voi. E quindi hanno investito nel giardino di casa degli Stati Uniti. Cioè, bisogna cambiare l'approccio, bisogna cambiare la mentalità. Noi siamo legati a questa tipologia. Poi, dico, noi siamo consulenti di tante Confindustrie, c'è un problema, secondo me, genetico. Scusate se ve lo dico. Gli italiani godono di grandissima simpatia in Cina, un grandissimo appeal, molto più dei francesi, dei tedeschi, però mancano di continuità. L'italiano va lì, partecipa a 2 fiere, vende le sue 3.000 bottigliette e poi non si fa più vedere. Mentre invece ci vuole continuità. 1. 2. L'Italia, io lo vedo con le varie Confindustrie con cui lavoriamo, è veramente un paese da... dove che contiene 1.000 paesi, cioè ogni zona, ogni regione ha una realtà a sé stante, ha delle esigenze a sé stante, tant'è vero che è più facile trovare missioni del Trentino, della Liguria, della Campania, che non missioni dell'Italia, perché manca una regia. Okay? Questo è un grosso problema, soprattutto perché, non so qui, ma io le aziende con cui lavoro, le associazioni con cui lavoro, c'è una difficoltà a fare sinergia, a creare sinergie pazzesca. Tu vai da, va bene, un ristorante notissimo a Shanghai, italiano, e digli, non so, vorrei la pasta al pesto, visto che io sono genovese di origine. Lui non è che ti dice, vai da Vezzamore che la fa. Lui ti dice, non la faccio, non c'è niente. Cioè, preferisce morire da solo che sperare di sopravvivere insieme a qualcun altro. In un mercato come quello cinese, in termini di grandezza, di potenzialità, di cose, andare singolarmente è la cavalleria di Balaclava, cioè contro i carri armati. Che speranza hai? Ci vuole una struttura, ma ci vuole anche una struttura credibile. E allora lì, cioè, quando Berlusconi si lamentava di quello che scriveva il Financial Times, se lui avesse visto i servizi che ho visto io sulla rete, sulle reti televisive di Hong Kong, sul governo Berlusconi, altro che Financial Times, erano zuccherini quelli. Quello sembra stupidaggine, ma al di là della colorazione politica, c'è un... Renzi ha fatto, in 2 giorni ha visitato tutta l'Asia. Ma che senso ha? Ma che senso ha? Cioè, che beneficio c'è stato dell'anno dell'Italia in Cina? Ammesso che qualcuno si ricordi che c'è stato. Cioè, queste sono occasioni perse, semplicemente. Ci vuole un cambio di mentalità. Ci vuole un default, secondo me, un reset, per cui ti muovi con strutture finanziarie, ti muovi con le banche, ti muovi con le associazioni, tutti insieme, con gente di un certo livello, che non abbiamo.
Io ho partecipato a un convegno, non posso dire le circostanze che sono veramente sgradevoli, in cui in Cina, un convegno ad alto livello, non so perché avessero convocato me, ma vabbè, comunque, un convegno ad alto livello, con cinesi, si parlava di ambiente, tutela ambientale, di cui io mi sono occupato tanti anni fa. C'era anche degli esponenti politici italiani, no, non esponenti di spicco, ma esponenti, diciamo, del Parlamento. Secondo voi l'unico che ha parlato in italiano chi è stato? Di tutta la compagnia? Il quale ovviamente, cioè, poi dice, sì, io purtroppo l'inglese non lo conosco. Come l'inglese non lo conosci? Sei qua a spese nostre, avrai viaggiato in business class, vieni qua, non sai dire tre parole di inglese che ti prepara un altro. Ovviamente no, c'era una traduzione in cinese, per cui diventava difficile anche tradurre in italiano direttamente. Tra l'altro con banalità sconcertanti. Cosa devi dire? Rappresento un governo italiano, siamo qua, tutti amici, aiutiamoci per l'ambiente. Cioè, sa mio figlio dirlo in inglese. Questo manca. Una cosa che è stata pubblicizzata sui giornali, foraggiata dalla municipalità locale, che poi, a cui poi non è più dato seguito. Scomparso, si sa più niente. Manca la continuità. Noi abbiamo delle eccellenze straordinarie, le piccole aziende nostre rappresentano delle eccellenze straordinarie. A livello tecnologico noi abbiamo delle capacità che pochi hanno e che sono in grado di sopperire alla differenza quantitativa rispetto alla Cina. L'azienda che ha vinto l'appalto per verniciare le gallerie di Shanghai con la vernice particolare che assorbe lo smog è un'azienda che è tipo di Tortona piuttosto che, ma azienda sono in 10. C'è quello che ha inventato sta roba e ha vinto l'appalto. Tutte le gallerie di Shanghai, 25 milioni di persone. Non è la Impregilo, capito? Queste aziende vanno sostenute. Allora ci vorrebbe più a maggior ragione. Cosa, lei mi dice cosa ci vuole? Ci vorrebbe uno Stato che, per esempio, ti sostiene economicamente a livello di agevolazioni fiscali quando vai in Cina. Perché quando i cinesi vengono qua, la prima cosa che mi chiedo, mi dico all'avvocato, ma che vantaggi abbiamo se investiamo in Italia? Io ho il giorno libero, dico guardate, vi tassano, vi tolgono tutto e non avete nessun vantaggio, ammesso che riusciate ad avere, a ottenere il visto per entrare in Italia. Altro problema. Perché ci chiediamo? Perché vanno in Germania, perché sono simpatici tedeschi. Sì, sono simpatici tedeschi per ragioni storiche. Ma in realtà non c'è lo stesso problema avere il visto in Germania rispetto a quello in Italia. A me è capitato di organizzare dei convegni in cui di tre soci cinesi che avevo invitato, due ho ottenuto il visto, uno no. Ma conveniva arrivare attraverso la Croazia, si imbarcava con un barcone, veniva in Italia. È più semplice, più veloce. Che senso ha vietare, ostacolare il permesso di soggiorno? Tutte le joint venture che ho da fare ti richiedono mille cose. Ma vieni qua a portare dei soldi e tu gli vai a chiudere la porta in faccia. E ovviamente poi va da qualche altra parte. Cioè, un po' un casino, però fondamentalmente questo è un po' la cosa. L'ambiente, di cui ha parlato la Alessandra, i crediti ambientali, i protocolli Kyoto di cui si è parlato ieri, questi sono un business della Madonna. C'è un'azienda vicino a Torino che è una delle più importanti, che è in grado di fare questi certificati verdi. Voi conoscete la RINA, il registro navale italiano, che fa certificazioni marittime. Quanti di voi sanno che la RINA è una delle 12 società in tutto il mondo autorizzata a certificare anche i certificati del protocollo di Kyoto? Nessuno, immagino. Com'è possibile che nessuno lo sappia? Thank you very much, Gianpaolo. And now we can go on with the next speaker. It is Angelina Marcelli. She is going to present the paper Economic Cooperation between Italy and Asia, the case of silkworm eggs market in the mid-19th century. Thank
grazie, buongiorno a tutti. Allora, presento una ricerca storico-economica su un particolare momento che diciamo ha segnato i primi contatti tra l'Italia e il Giappone, tra l'altro in circostanze abbastanza particolari legate all'andamento della produzione della seta. Infatti, negli anni intorno al 1850, in tutto il bacino del Mediterraneo si diffuse una malattia epizootica dei bachi da seta, nota come pebbrina. Fu una malattia di eccezionale gravità, nel senso che colpì tutti gli allevamenti di bachi da seta che si concentravano tra l'Italia, soprattutto Piemonte e Lombardia, anche la Calabria e la Francia, comportando una immediata contrazione dell'offerta di seta. Cosa ancora più grave se consideriamo che in questi stessi anni la domanda di prodotti serici era in forte ascesa. Gli studiosi della sericoltura, ma in generale gli storici, considerano questo trentennio che va dal 1850 al 1880 come una cesura storica, nel senso che la diffusione della pebbrina causò degli stravolgimenti non soltanto nella produzione della seta, ma in generale nella ridefinizione delle quote di mercato. Può sembrare magari eccessivo, ma effettivamente in questo stesso periodo si verificarono altre contingenze che contribuirono ad amplificare questo fenomeno, e non sono soltanto di natura economica, ma anche di natura politica. Dal punto di vista economico, oltre a questa malattia dei bachi da seta, ci furono altri shock esogeni che riguardarono la viticoltura, la sericoltura e anche l'olivicoltura. Per cui diciamo che la pebbrina anticipò quel capitolo della storia etichettato come crisi agraria, cioè una crisi di riconversione che a sua volta fu preludio della Grande Depressione ottocentesca, quindi si incastò in un periodo di crisi. Ma dicevamo è anche una cesura politica, soprattutto se consideriamo i paesi che sono coinvolti, maggiormente coinvolti in questa vicenda. Infatti, da una parte l'Italia, abbiamo detto l'Italia e la Francia vengono colpite in negativo e il Giappone positivamente, ma se andiamo a vedere la storia di questi tre paesi vediamo che è un periodo di transizione. L'Italia si unifica politicamente nel 61, la Francia viene sconfitta dalla Germania e quindi perde alcune delle sue regioni particolarmente produttive nel settore serico, ma soprattutto il Giappone emerge come questo paese sconosciuto che tra l'altro viene visto con particolare interesse da parte degli europei, e in quello stesso periodo sta attraversando anche il Giappone una fase molto particolare della sua storia, perché dopo secoli di isolamento dalle potenze occidentali, negli anni 50 si trova costretta ad aprire dei porti per via della forzatura degli Stati Uniti d'America e di lì verrà messa in discussione il potere shogunale e a distanza di qualche anno inizierà la rivoluzione Meiji, di cui probabilmente questa crisi fa parte, cioè in qualche modo l'ha anche favorita. La diffusione della malattia chiaramente fu un grave problema dal punto di vista economico, ma costituì anche l'occasione per un processo di integrazione. Integrazione che si vede soprattutto all'interno dell'Europa e si tratta di cooperazione scientifica. Abbiamo detto che Italia e Francia si vedono una drastica riduzione dell'offerta, poi lo vedremo da un punto di vista quantitativo, ma si trovano nella necessità di dover trovare una soluzione a questa epidemia. Tra l'altro la pebbrina è una malattia ereditaria e contagiosa, quindi più i mercanti andavano alla ricerca di
uova non infette e più loro stessi infettavano i raccolti che non erano, non avevano insomma ancora questa malattia. Le prime istituzioni a dedicare attenzione alla risoluzione della malattia furono non a caso l'Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti e l'Accademia Imperiale delle Scienze di Parigi, i quali cominciarono a bandire concorsi, premi in denaro per cercare di stimolare gli scienziati a trovare una soluzione. Molto sinteticamente, cioè si trattò di anni particolarmente difficili ma anche particolarmente intensi da un punto di vista scientifico, così nel 59 Armand Quatrefages Debré è un naturalista francese, intanto dà un nome alla malattia, la chiama pebbrina perché analizzando al microscopio questi lepidotteri si accorge che sono macchiati come se ci fosse caduto sopra del pepe, quindi da pebbre viene fuori la malattia pebbrina. E poi ancora sono degli italiani che cominciano a lavorare su queste ricerche e per esempio Vlachovic e Osimo scoprono che la malattia è trasmissibile e Gaetano Cantoni comincia una selezione al microscopio. Però fu infine Louis Pasteur che nel 1868 elabora un protocollo per diciamo fissare un sistema preventivo, cioè non si trova una cura a questa malattia e ancora la malattia esiste, non esiste un modo per evitarla, però esiste la possibilità di selezionare al microscopio le uova delle larve e quindi utilizzare quelle che sono immuni dalla malattia per gli allevamenti successivi. E quindi diciamo che il Pasteur viene comunque osannato come il salvatore della sericoltura europea. E ciononostante resta un problema che è circoscritto agli anni in cui si diffonde la malattia e appunto quando Pasteur trova questa soluzione. Ed è proprio da questo che comincia un intenso periodo di contatti tra l'Italia, la Francia e l'Asia, perché la prima, d'impeto, i mercanti europei vanno alla ricerca di seme non infetto. Quando parlo di seme mi riferisco a, si chiama in italiano, noi lo chiamiamo seme bachi, sono le uova che vengono deposte dalle farfalle, che appunto poi vengono utilizzate per i successivi raccolti. E cominciarono le prime spedizioni, è particolarmente nota la spedizione di Castellani e Freschi che si reca in Cina, in Giappone e in India proprio alla ricerca di seme non infetto e tra l'altro diffonde la convinzione che in questi luoghi la malattia non sia diffusa. In realtà poi si scoprirà che invece esisteva, ma per via dei piccoli allevamenti con cui era organizzata la sericoltura giapponese si restringevano gli effetti negativi dei contagi. Ovviamente da questa spedizione cominciarono a essere evidenti i problemi legati al commercio del seme bachi, che erano soprattutto innanzitutto problemi culturali legati ai luoghi di destinazione di cui questi mercanti non conoscevano la lingua, avevano difficoltà e soprattutto in Giappone non c'erano stati dei contatti antecedenti come per esempio poteva essere successo con la Cina e quindi questo causava anche dei problemi di traduzione della lingua. Il viaggio era molto lungo e quindi una merce che comunque è deperibile poteva essere soggetta a delle escursioni termiche che danneggiava appunto la produzione successiva. Insomma, per tutti gli anni 60 regnò il caos in materia di seme bachi nei mercati nazionali, che infine orientarono le proprie preferenze sul mercato giapponese. Soprattutto una qualità di seme che è definito annuale.
Quindi il Giappone si trova immediatamente a diventare, suo malgrado, leader di un mercato nuovo, ma è un mercato anche abbastanza vivace, perché appunto c'è questa, ci sono queste pressioni da parte degli occidentali sul governo giapponese per ottenere un appoggio al porto di Yokohama, dove appunto poter imbarcare questo, questo Semebaki. L'aspetto più difficile di tutta questa vicenda è stato proprio quello di chiarire quantitativamente gli effetti di questa, crisi. Quindi io come prima cosa ho cercato di ricostruire l'andamento, almeno per quanto riguarda la produzione italiana, della produzione di bozzoli, proprio per avere un'attenzione particolare sull'aspetto agricolo di tutta la filiera serica. E effettivamente anche qui le statistiche un po' si rincorrono, perché siamo negli anni 60, tutte le statistiche antecedenti fanno riferimento agli stati preunitari, quindi è difficile fare la somma della produzione di tutti gli stati preunitari. Non solo, cioè viene indicata come cifra di normalità l'antepebrina, senza un'indicazione del periodo esatto. Quindi in generale c'è questa distinzione prima della pebrina, dopo della pebrina. Comunque a me quello che interessava capire era la riduzione della produzione. Ed in effetti è abbastanza vistosa, cioè l'Italia, solo l'Italia, perde 40.000 tonnellate di bozzoli, che sono tantissimi, e chiaramente questo, considerando i rendimenti in seta, significava dover reperire all'estero 1.500.000 once di semebaki. Quindi diciamo che è un'esigenza abbastanza significativa. E qui ho cercato di ricostruire l'andamento delle importazioni in Italia di semebaki giapponese. Quindi c'è questa impennata, ed effettivamente qui vedete che le cifre un po' coincidono, perché sono 1.600.000 cartoni di semebaki che arrivano dal Giappone negli anni 70, che è il picco massimo, per poi ridurre intorno agli anni 80, quando ormai il metodo di selezione di Pasteur è affermato, e anche quando in Italia cominciano ad operare fattivamente delle istituzioni che contribuiscono alla selezione microscopica del semebaki. Ho anche trovato alcuni dati che riguardano proprio il porto di Yokohama, quindi le indicazioni che dà il console e che vengono poi pubblicati negli atti del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e da questo grafico si vede appunto qual è il ruolo dell'Italia e della Francia, che abbiamo detto sono i principali paesi colpiti da questa malattia, che insieme prendono circa il 70% delle esportazioni di Yokohama, però ecco, non sono gli unici paesi, ci sono anche Germania, Olanda, Svizzera e Gran Bretagna. E tra l'altro diciamo che le relazioni tra i due paesi, quindi tra l'Italia e il Giappone, erano inizialmente abbastanza complicati, cioè quando l'Italia si unifica non ha ancora dei contatti con il Giappone, c'erano stati dei contatti tramite Cavour prima dell'unità, ma soltanto nel 66 si riesce ad avere il primo trattato d'amicizia tra i due paesi, il che significa che fino ad allora i mercanti italiani erano presenti a Yokohama, ma come cittadini protetti dalla Francia, che invece aveva avuto il suo trattato d'amicizia qualche anno prima. Essere presenti a Yokohama significava andare a popolare il cosiddetto quartiere europeo, che era attiguo al porto, mentre le zone interne risultavano ancora inaccessibili, cioè anche il console italiano, quando si riesce ad ottenere appunto sede a Yokohama, deve chiedere il permesso per poter controllare, per poter fare un sopralluogo nelle zone interne.
In quest'altro grafico, invece, in quest'altra torta, ho messo in evidenza quali sono le compagnie che operano realmente a Yokohama, perché a dispetto di una presenza massiccia di italiani nel quartiere europeo, le esportazioni poi vengono effettuate attraverso le messaggerie francesi e la compagnia peninsulare orientale, che seguono la via dell'India, e residualmente, vedete, un 1%, la compagnia del Pacifico, che invece andava in direzione degli Stati Uniti. L'aspetto forse più diciamo stimolante di tutta questa vicenda è l'analisi qualitativa che si può fare delle relazioni che presenta il console a Yokohama, perché mette in evidenza alcuni aspetti critici. Infatti lui dice che sulla piazza del mercato si trovano di fronte venditori e acquirenti particolarmente diffidenti. C'è una diffidenza da entrambe le parti, perché da una parte diciamo che i giapponesi, che sono rimasti isolati per tanti secoli, hanno comunque nei confronti degli occidentali un timore, tra l'altro giustificato, noto come il pericolo bianco, cioè temono di essere oggetto delle mire imperialistiche dei paesi occidentali, e chiaramente hanno anche ragione. Dal canto loro invece i mercanti hanno delle difficoltà che sono di tipo culturale, cioè non capiscono la provenienza del seme bachi, non riescono a capire che genere di razze stanno acquistando, ma soprattutto non riescono a capire perché lo pagano tanto, perché sono costretti a dei prezzi veramente eccessivi. E allora, la prima fonte di diffidenza sono proprio le possibili frodi. Ci sono degli interi faldoni nell'archivio centrale dello Stato che testimoniano la difficoltà proprio di questo mercato. Queste uova non si schiudono, se si schiudono danno dei cattivi raccolti, danno dei rendimenti bassi, e in alcuni casi, in altri si rivelano eccezionali, talmente eccezionali da poterli acclimatare all'interno, cioè quindi da poterle rendere poi effettivamente razze riproducibili anche sul posto. Però dice il Ministero, il commercio del seme bachi in realtà è regolato dal caso, poiché nessuno, per onesto che sia, conosce dove nell'interno del Giappone si allevino le migliori razze e in quali condizioni. E dice che su questo mercato vengono raccolti questi cartoni, non si capisce come, non si capisce chi è il produttore. Dopo tutte queste istanze, queste richieste da parte dei mercanti tramite il console di porre un rimedio a questi problemi, il Giappone consente che i cartoni siano bollati e su di essi venga impresso il produttore. Però chiede anche una cosa il governo giapponese, chiede che qualora sia inoltrato il reclamo, vogliono indietro i cartoni incriminati, che questi cartoni siano accompagnati da un certificato del sindaco del comune dove sono stati allevati, che certifica che il raccolto è andato male perché la razza non era quella indicata sul cartone, e addirittura che tutti questi cartoni si abbiano il bollo di questa autorità. In sintesi, da 20.000 reclami si riduce a 4.000, nessuno dei quali viene rimborsato, anche perché il Ministero italiano delibera di istituire una commissione d'inchiesta. Di questa commissione d'inchiesta fanno parte Enrico Verson, Alessandro Fedostiani e Giorgio Nakayama, che è il primo è il direttore della stazione bacologica di Padova, quindi
l'organo tecnico. Alessandro Fedostiani è una figura abbastanza nota per il suo impegno in Asia, e Nakayama invece è il console che da qualche tempo ha sede a Venezia. Insomma, in sintesi, da questa inchiesta esce fuori che in nessun modo ci sia stata frode partita dal Giappone, ma che piuttosto il mancato schiudimento delle uova sia dovuto alla cattiva conservazione del seme durante il viaggio e quindi probabilmente anche a delle manovre da parte dei mercanti. Però l'aspetto ancora più interessante, che appunto genera il sospetto da parte di questi mercanti, soprattutto italiani, sono relative alle spese che devono affrontare. È interessante perché i giapponesi, nonostante diciamo si siano da poco aperti alle relazioni internazionali, è come se fin da subito avessero una chiara idea del loro potere contrattuale e lo esercitano pienamente, costituendo una sorta di cartello ante litteram, cioè si mettono d'accordo all'interno prima di arrivare sul mercato per diciamo far giungere nel quartiere degli europei delle quantità gradualmente crescenti. E infatti dice il console che si addentra, tra l'altro sono anche riuscita a ricostruire l'andamento del mercato nel 1870, e da qui insomma si vede che all'inizio della campagna, mentre in Italia ci sarebbe stato il boom, perché ecco, soprattutto all'inizio avvenivano il maggior numero delle contrattazioni, invece qui avvengono a settembre, quindi effettivamente si diluisce l'offerta nel tempo. E dice il console, che percorre appunto le zone interne, dice: è come se si fossero dati la parola. Il prezzo che tutti dichiarano voler ricevere è di $5 per cartone, quindi si mettevano d'accordo sul prezzo che avrebbero dovuto chiedere al mercato, e soprattutto si propongono di non mandare che a rilento i cartoni a Yokohama e di lasciare che i loro commissionari, con la mostra di merce scarsa, ottengano i grossi prezzi. Allora il console cerca di indagare su questi accordi, cerca di, ritorniamo alla slide precedente, cerca di capire qual è l'origine di questa strategia, e racconta di una società, detta la chiama proprio così, Tsushosha, che suggeriva questi autorevoli consigli, cioè trattenere all'interno il più possibile le quantità di cartone e di cartoni di seme bachi e venderli a prezzi imposti da loro stessi piano piano nel tempo. Addirittura ho trovato alcuni riferimenti in cui pare che questi mercanti e questi produttori interni si mettessero d'accordo addirittura per bruciare le quantità in eccesso e quindi per contrarre l'offerta. E di lì a poco, quando il commercio e la produzione interna italiana si ristabilisce, i giapponesi cominciano ad organizzarsi per effettuare i commerci in proprio, prima di semebachi, ma poi anche di seta grezza e poi di seta lavorata. E nel 1906, quando viene effettuata l'inchiesta serica, proprio per la crisi del settore per via della concorrenza giapponese, Angelo Ferrario, che è un esperto in materia, così si esprime del Giappone: l'ingegno penetrante e perspicace, il senso acuto di assimilazione, lo spirito audace dei giapponesi li ha portati rapidamente innanzi e il loro progresso ha stupito l'universo. Cioè, quindi si sono trovati spiazzati e si sono dovuti semplicemente inchinare a questa strategia che è stata vincente da parte dei giapponesi. Grazie per l'attenzione. Thank you very much, Angelina. We have a couple of minutes for questions and comments, as usual. Otherwise, we can go with the next speaker, that is
Enrico Landoni. He's going to present the paper, The Role of Sport in the Processes of Modernization, the Asian Experience from Tokyo 1964 to Beijing 2008. Chiedo l'ausilio un attimo solo. Su in alto. Sì, c'hai... questa presentazione, però non si apre. Presentazione. Lì. Ah, ok, perfetto, scusate. Buongiorno a tutti. Sì, il mio intervento, incentrato sullo sport e sul ruolo delle Olimpiadi nel processo di modernizzazione del continente asiatico, ha come focus evidentemente le tre esperienze olimpiche, i giochi estivi del 64, dell'88 e del 2008. Io vorrei partire subito da questa citazione di Richard Pound, che è stato per molti anni presidente della WADA, l'Agenzia Mondiale Antidoping, è stato uno stretto collaboratore di Samaranch, il CIO, è stato membro dell'esecutivo CIO. E con grande chiarezza, in un convegno del 2002, il canadese Richard Pound ebbe ad esprimersi in questi termini. Insomma, nessuna nazione ospitante, dopo aver ospitato i giochi medesimi, si è ritrovata a vivere le stesse esperienze. Cioè, i giochi olimpici hanno prodotto un cambiamento tale da trasformare per sempre quel paese che li ha ospitati. Si potrebbe dire nel bene e nel male. C'è infatti anche qualcheduno che, con riferimento alla Grecia, ha maturato un giudizio analogo ma in negativo su questa esperienza. Nel caso asiatico, lo anticipo chiaramente, ovviamente l'apporto e il contributo è stato straordinariamente positivo, e vediamo come e in quali termini. Partendo chiaramente dalle esperienze del 1964, dall'esperienza di Tokyo, che Shinji Izumi, ingegnere ambientale e anche esponente politico di spicco del partito liberal democratico giapponese, ebbe a parlare dell'esperienza olimpica come di uno straordinario passaporto, di uno strumento in grado di favorire il contatto tra la cultura e il mondo ancora poco conosciuto dell'Oriente, la cultura orientale, con il mondo occidentale. E quindi l'esempio tipico di questo passaporto è stata l'esperienza dei giochi olimpici del 1964 a Tokyo. Si pone a questo punto il problema di contestualizzare storicamente l'assegnazione dei giochi olimpici a Tokyo e lo svolgimento, la realizzazione, il pieno dispiegamento del sogno olimpico di Tokyo. Partendo da questo presupposto, che non è stato assolutamente facile per il Giappone emergere sulla scena internazionale, farsi accettare come partner paritetico dal mondo occidentale, che oggettivamente egemonizzava il mondo olimpico e il mondo degli affari, nonostante il Giappone vantasse un'importante tradizione olimpica. Va ricordato che, ad esempio, il Giappone partecipò per la prima volta ai giochi olimpici nel 1912, e lo si deve a questo straordinario personaggio che voi ritrovate alle mie spalle, che è Jigoro Kano, che, oltre ad essere stato uno straordinario educatore in Giappone, è stato il padre del judo. E grazie ai suoi contatti, ai contatti personali di Jigoro Kano de Coubertin nel mondo olimpico, il Giappone nel 1912 partecipa ai giochi olimpici. Quindi non si può dire che il Giappone non avesse alcuna tradizione olimpica e che il Giappone non appartenesse a quella grande famiglia sportiva internazionale. Il problema è che la storia, il passato più recente del Giappone, aveva fatto sì che, insomma, questa nazione sostanzialmente venisse tagliata fuori, o che avesse molti problemi a ripresentarsi a pieno titolo nel concerto internazionale.
Il Giappone matura e ottiene la sua definitiva indipendenza a seguito dell'occupazione americana successiva alla Seconda Guerra Mondiale soltanto dopo la firma del Trattato di San Francisco e operativamente, diciamo, riacquisisce la propria piena sovranità solo con il 28 aprile 52. Ed è la riacquisizione stessa della piena sovranità a dare la stura al sogno olimpico. È questa riacquisizione di un pieno potere politico a ridare ai giapponesi la piena consapevolezza del loro momento, dell'importanza del momento raggiunto, e quindi a rendere contestuale sostanzialmente questa grande svolta di carattere politico con quella di un desiderio simbolico altrettanto importante e significativo, quello per l'appunto di ospitare i giochi olimpici, di candidarsi ad ospitare i giochi olimpici. E come ricostruisco nella slide, insomma, già nel maggio del 52 il governo metropolitano di Tokyo avanza la sua candidatura, che viene ufficiosamente accolta ed accettata dal CIO, che diciamo la sancisce ufficialmente in occasione della riunione del 22 maggio del 1959. Per il Giappone non è facile inserirsi nel grande concerto internazionale, se mi consentite la semplificazione, lo è ancora di più farsi accettare all'interno del CIO, che è ancora in questo periodo, siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60, fortemente condizionato dallo strapotere bianco, tra virgolette, lo strapotere anglosassone e europeo. E guardando i documenti in deposito presso il Centro di Studio Olimpico di Losanna, emerge in tutta chiarezza dalla fitta corrispondenza tra i vertici del CIO e il comitato organizzatore giapponese tutta questa difficoltà. Vi risparmio alcuni passaggi, arrivo al punto fondamentale. Vi risparmio, intendo dire, alcuni passaggi di questo scambio epistolare veramente piuttosto fastidioso, fatto di pressioni malcelate, di raccomandazioni, di segnalazioni di persone che avrebbero dovuto sostituire del personale giapponese considerato poco idoneo, per esempio, per tutto ciò che atteneva alla implementazione dei campi di gioco, il nuoto e l'atletica leggera in particolare. Arrivo al focus della polemica che riguarda la realizzazione del programma olimpico. I giapponesi avanzano con grande franchezza la proposta di una eliminazione dal programma olimpico di due discipline di grande tradizione, anzi che nascono esse stesse con l'olimpismo e con De Coubertin: canottaggio e soprattutto pentathlon moderno, disciplina sportiva creata e voluta dallo stesso Pierre de Coubertin, padre dell'olimpismo moderno. E questa indicazione espressa dai giapponesi è motivo di straordinaria polemica. Il CIO, per mezzo del cancelliere, insomma della figura naturalmente preposta a mantenere i rapporti, le relazioni esterne, i rapporti con i comitati organizzatori, disse che insomma alla stregua di una provocazione era stata vista questa scelta dei giapponesi di voler eliminare dal programma olimpico queste due discipline. E il CIO ebbe, modo di ricordare in modo molto, franco, per usare un eufemismo, ai colleghi giapponesi che la parola finale e decisiva in ordine al palinsesto olimpico sarebbe spettata non di certo al comitato organizzatore, ma al CIO, in quel momento presieduto dall'americano Avery Brundage. Ebbene, si addivenne ad una vera e propria vertenza, con i giapponesi molto orgogliosi e coerenti nel tenere il punto. I giapponesi ebbero a obiettare agli europei che ponevano tutte queste critiche questa questione: siamo un paese, una realtà nuova, nella quale far emergere e garantire successo all'olimpismo, se voi del CIO ritenete opportuno perseguire questo obiettivo, dovete lasciarci sostanzialmente carta bianca. E dovete accettare due cose fondamentalmente: che i gusti, i costumi, le abitudini sportive dei giapponesi e degli asiatici più in generale non sono quelle degli europei e non sono quelle di De Coubertin.
i concetti di spare time e i valori che in inglese agli albori della nascita degli sport moderni caratterizzano la figura dello sportsman non sono nostro patrimonio comune, noi non li possediamo e di conseguenza per noi ad esempio la pratica del canottaggio è sostanzialmente da escludersi, non è da concepirsi. Ancora poi è la situazione riguardante il pentathlon che presuppone, come saprete, l'utilizzo del cavallo sportivo, quindi una tradizione equestre, che noi giapponesi non possediamo assolutamente. Peraltro noi giapponesi non abbiamo nemmeno un allevamento di cavalli sportivi. Di conseguenza non ci potete chiedere di ospitare queste due discipline. La risposta del CIO fu molto ferma. Io parlo di un compromesso poco onorevole perché alla fine il Giappone, e così il Comitato Olimpico, il Comitato Organizzatore giapponese, è costretto ad accettare che nel programma olimpico ci siano queste due discipline, cioè il canottaggio e il pentathlon moderno, e anche l'equitazione, tra l'altro con grandi ottimi risultati anche per noi italiani. E l'unico, diciamo, l'unica vera concessione che il Comitato Olimpico Internazionale fa ai giapponesi è quella, come vedete nella scritta, il 5-7 giugno 1962, concedere l'inserimento nel palinsesto olimpico della pallavolo, del volleyball maschile e femminile. Sicuramente i giochi olimpici hanno fatto in modo che Tokyo e il Giappone non fossero più uguali, diciamo, a se stessi prima e dopo aver ospitato i giochi, ma ho cercato di studiare, di capire se esisteva un nesso effettivo e coerente tra i motti utilizzati per parlare e raccontare i giochi olimpici di Tokyo e lo spirito, il senso di questi motti stessi. Uno dei più noti e oggettivo dal punto di vista anche cronologico è The First Olympic Games in Asia, quindi giochi di Tokyo come primi giochi olimpici. E il fattore novità ci è plasticamente comunicato da una serie di fatti molto importanti che per la prima volta si verificarono nella storia dell'olimpismo moderno. Ad esempio, per la prima volta matrimonio nel villaggio olimpico tra due atleti, due stelle della selezione bulgara, Diana Yorgova, saltatrice, e il ginnasta Nikolai Prodanov, si sposarono durante i giochi all'interno del villaggio olimpico. Per la prima volta in assoluto si tenne in occasione dei giochi olimpici di Tokyo un International Congress of Sports Sciences, che non era banalmente una riunione di esperti di scienze motorie, no, ha rappresentato nella storia dello sport internazionale il primo momento in cui all'interno di un'assise unica e mondiale tutti i principali esperti e protagonisti del mondo delle scienze motorie, dalla psicologia dello sport alla teoria e tecnica dei giochi di squadra e dell'allenamento di squadra, si ritrovarono a confrontare le reciproche e le rispettive ricerche. E questo non era mai accaduto nella storia dello sport internazionale. Così come non era ancora emersa in tutta chiarezza, così come emerse in Giappone, l'importanza della comunicazione. Allorché infatti venne deciso di creare uno Special Committee for Public Services. Ma un altro slogan molto forte, utilizzato, abbinato in occasione, coniato e abbinato ai giochi di Tokyo del 64, fu l'espressione The World is One, dove l'idea di un ponte, di un collegamento diretto tra Oriente ed Occidente, di quel famoso passaporto di cui vi ho parlato all'inizio della mia esposizione, emerge in tutta chiarezza. E l'emblema, il simbolo di questa unione è determinato dal baseball. Dal baseball, che era uno sport che accomunava nel segno della più assoluta passione tanto i giapponesi quanto gli americani, ed il baseball compare nel palinsesto olimpico come mera disciplina dimostrativa, eppure in grado di simboleggiare chiaramente questo ponte. Questo ponte così efficace e in grado da rendere unico il mondo. Si parla poi di Olympic Games of Technology, per ragioni molto semplici ed importanti che vanno ricordate in questa sede. I giochi olimpici di Tokyo furono per la prima volta trasmessi in contemporanea in tutto l'emisfero boreale in mondo visione grazie all'entrata in servizio del satellite Syncom 3, per la prima volta entrato a pieno regime in servizio proprio in questo
in questa occasione. Ma furono queste Olimpiadi della tecnologia e dell'informatica, poiché per la prima volta si utilizzò la tecnologia dell'IBM Teleprocessing Data, in grado di trasmettere praticamente in tempo reale dati e risultati. C'è poi, concludendo la vicenda di Tokyo, da analizzare quelle che sono state le, come dire, conseguenze, l'impatto infrastrutturale di modernizzazione sulla realtà della capitale nipponica e del Giappone intero. Beh, lo vedete dalle foto inequivocabilmente, l'inaugurazione del Tokaido Shinkansen, quindi collegamenti ferroviari, treno veloce, 50 canali per portare acqua in città e quindi consentire di ovviare una volta per tutte all'atavico problema dell'approvvigionamento idrico della capitale giapponese, che storicamente era sempre stato un problema, 5 nuove linee della metropolitana, nuovi collegamenti tra l'aeroporto internazionale di Haneda e il villaggio olimpico e il centro città di Tokyo con l'aeroporto internazionale, e poi, così ho scelto di inserirlo tra le slide, la realizzazione dell'hotel New Otani, che per lunghi anni ha rappresentato la struttura alberghiera più grande e alta del continente asiatico. Ora, abbiamo assistito così al ruolo di modernizzazione dei giochi olimpici in Giappone e abbiamo visto come ci sono state delle trasformazioni, un'esigenza, diciamo, politica avvertita dal paese con delle realizzazioni pratiche molto forti. Ecco, io parlando del caso ora coreano vorrei accennare invece a suggestioni, caratteristiche, temi di carattere molto più spirituale e culturale, e vedremo perché. Intanto, per capire il senso dei giochi di Seul e capire come il popolo sudcoreano e Seul, la popolazione di Seul, abbia accolto l'assegnazione dei giochi olimpici, bisogna partire da questa lettera, che non so quanto si riesce a leggere, una lettera in inglese commovente che ho trovato negli atti, insomma nei documenti a Losanna, scritta 22 giorni dopo l'assegnazione a Tokyo, l'assegnazione a Seul dei giochi olimpici, da parte di un giovanissimo studente liceale a Juan Antonio Samaranch. In questa lettera è condensato, credo, lo spirito di una nazione. Questo giovane studente dice: noi vi siamo infinitamente grati perché finalmente ci darete modo di dimostrare che noi siamo una nazione all'altezza. Siamo una nazione che vanta 5.000 anni di storia e che vanta soprattutto una peculiarità spirituale, una unicità culturale, spirituale, simbolica che nessuno ci può più negare, a dispetto delle fortissime influenze cinesi. Dunque, l'orgoglio nazionale è il tratto distintivo della ricezione e della accoglienza della popolazione sudcoreana nei confronti della notizia della designazione a sede dei giochi olimpici. E non è un caso che la grande stampa internazionale, con riferimento soprattutto all'International Herald Tribune, già nel 1982, a meno di un anno sostanzialmente dalla designazione olimpica di Seul, parlasse di una impressionante crescita del self-esteem coreano e di una voglia matta dimostrata dalla popolazione di Seul soprattutto di presentarsi come spiritually more modern, proprio in relazione ai giochi. Ma c'era, lo voglio dire, il desiderio di emanciparsi da quello che era diventato un trito e malefico stereotipo che attanagliava i sudcoreani. Si parla di sindrome MASH con riferimento ad una fortunata sigla, con una fortunata serie televisiva americana che presentava, ambientata durante gli anni della guerra in Corea, e che presentava sostanzialmente gli americani come dei guasconi, conquistatori, un po' superficiali, ma alla fine grandi e coraggiosi. E i coreani, poveretti, come un popolo pusillanime, debole, in grado di avere bisogno sempre di una balia sostanzialmente per risolvere determinati problemi. Ecco, la sindrome MASH si interrompe contestualmente alla concessione dei giochi olimpici. E c'è un desiderio, un riscatto, quella che io definisco ad un certo punto una metanoia spirituale, perché io credo che abbia quasi la stessa forza che ha avuto quasi la riforma luterana per certi versi su alcuni ambienti del cristianesimo, perché segna la rinascita
di una nazione che cessa di sentirsi di secondo rango, di serie B, subalterna ad alcuni amici e giganti asiatici. E la cosa ancora più interessante è che, peraltro, Seul stava già ritagliandosi il suo ruolo internazionale. Nell'85 sarebbe stata sede della conferenza internazionale del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della Camera di Commercio Internazionale, e nell'86 Seul avrebbe ospitato gli Asian Games. Mi avvio verso la conclusione, arrivo poi alla parte di Pechino. La cosa interessante, così arrivo, vado più velocemente, è che questa consapevolezza spirituale e culturale diventa una consapevolezza politica. La candidatura dei giochi e la pressione popolare che si crea fanno sì che la popolazione sudcoreana faccia pressione sul regime e che il regime consenta la transizione democratica dalla dittatura, per l'appunto, ad una democrazia compiuta l'anno prima dei giochi olimpici. Nel 1987 la Corea del Sud vive la sua spontanea transizione alla democrazia sulla scorta del sogno olimpico. Ed è ciò che viene evidenziato dalla grande stampa e grazie anche chiaramente al contributo fondamentale di Samaranch, di tutto l'olimpismo di Samaranch, che vi risparmio per ragioni di tempo, e alle grandi svolte che vengono introdotte all'interno della famiglia olimpica. Un riferimento a Samaranch è fondamentale per introdurre la questione cinese, i giochi di Pechino, con i quali concludo. Il tema dello sviluppo sostenibile, che è centrale anche nell'ambito del nostro convegno, è un tema che entra a pieno titolo della famiglia olimpica durante il mandato samaranchiano e soprattutto nel 1995, allorché vengono istituite non solo la Commissione per la solidarietà olimpica, ma una commissione sport e ambiente che deve giudicare di tutte le future candidature proprio in funzione del tema della sostenibilità ambientale. Ora, per parlare della Cina, il riferimento iniziale non può che essere Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, nel momento di massimo isolamento probabilmente della Cina recente, successivo ai fatti di Piazza Tiananmen, candida Pechino, il paese, il Pechino, ad ospitare i giochi olimpici. E lo fa con una frase emblematica. A more open China awaits the 2000 Games. Con riferimento alla ristrutturazione, al processo di apertura interna al regime cinese avviata per l'appunto da Deng Xiaoping. Nel 1993 la candidatura di Pechino viene messa ai voti e, a dimostrazione di come il concerto internazionale non fosse ancora pronto a sdoganare ufficialmente e definitivamente la Cina, la candidatura di Pechino viene bocciata. 45-43, Sydney batte Pechino. E batte Pechino nonostante la scarcerazione di uno dei principali dissidenti cinesi, Wei Jingsheng, che si era detto favorevole allo spirito della candidatura olimpica di Deng Xiaoping, ma nel 93 non ci sono ancora le condizioni perché la Cina realizzi il suo sogno olimpico. Le condizioni però cambiano nel breve volgere di un quadriennio, perché se nel 1993 a votare contro e comunque ad osteggiare la candidatura olimpica di Pechino erano stati il blocco anglosassone e lo stesso Parlamento europeo, le istituzioni europee che votarono, ricordo, nell'autunno di quell'anno una risoluzione durissima riguardante il rispetto dei diritti umani delle minoranze in Cina, in 4 anni la situazione cinese cambia. Intanto perché la Cina prova a sintonizzarsi progressivamente sulle modulazioni di frequenza del nuovo paradigma olimpico voluto da Samaranch e quindi cercare di allinearsi al problema dello sviluppo sostenibile e di un lavoro grosso, seppure sotto traccia, sul fronte ambientale. E poi c'è un problema legato alla progressiva crescita nel concerto internazionale della Cina, che a tappe forzate nel 2001 ottiene l'inserimento e l'entrata nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo fa della Cina un soggetto internazionale, come dire, molto cambiato, molto diverso e centrale nelle nuove logiche del mondo globalizzato, e fanno sì che la successiva candidatura olimpica, ufficialmente messa ai voti nel 2001, venga approvata con un esito quasi scontato, visto che nel frattempo tutti i principali soggetti internazionali si erano espressi positivamente nei confronti di questa candidatura.
emblematica, vado veloce, è il discorso che il sindaco di Pechino, Liu Qi, fece a Mosca in occasione della candidatura olimpica, allorché parlò dell'importanza dei giochi come fattore di sviluppo economico e di sviluppo della questione dei diritti umani. E in questo quadro c'è lo slogan straordinario delle Olimpiadi di Pechino: One World, One Dream. La Cina è un soggetto fondamentale del mondo globalizzato, il mondo è unico, la Cina condivide gli stessi valori di tutto il mondo occidentale e lo dimostra, per esempio, trattando il tema dei diritti umani, aderendo in qualche modo a quel tema. In Europa e nel mondo occidentale si scatena la proposta di un boicottaggio in ordine al fatto che la Cina viene considerata non in grado di garantire un'effettiva tutela dei diritti umani, ma il CIO e il suo presidente Jacques Rogge non danno seguito alle pressioni di carattere politico che volevano il CIO soggetto attivo nel creare con il governo cinese una sorta di accordo. Questo perché? Perché il grande lascito di Samaranch nel suo lungo ventennio olimpico è stato quello di emancipare definitivamente lo sport dalla politica, impedire che le ingerenze di carattere politico andassero ad influire sui giochi e sull'evento olimpico. E così è stato. Noi occidentali, in alcuni di noi se non altro, questo atteggiamento di chiusura da parte del CIO ha determinato una sorta di riprovazione di carattere etico, ma se noi ci pensiamo, la realpolitik e la politica samaranchiana di superamento di ogni ingerenza e veto della politica nello sport ha fatto sì che realtà molto diverse aderissero ai valori dell'olimpismo e che in Cina soprattutto si potesse mettere in moto un'esperienza straordinaria che ha prodotto i risultati che voi vedete qui di seguito. Risultati che sono stati in qualche modo certificati dall'UNEP, la United Nations Environment Program, che ha monitorato soprattutto la qualità dell'aria e la questione dell'inquinamento atmosferico prima, durante e dopo i giochi e ha messo in evidenza questi risultati. Concludo l'ultimissima frase dicendo che Deng Xiaoping parlava nel 90 di una Cina più ampia, più grande, più aperta. Non è dato sapere quanto questo internamente sia vero, non bisognerà aspettare, avere documenti, tracce, non lo possiamo dire. Ciò che è certo è che la Cina è molto più aperta sul piano internazionale. A dimostrarlo è il continuo interscambio, quello che abbiamo visto anche oggi, ed impressionante è il numero di studenti che ogni anno, nonostante tutto, vengono nel nostro paese. Circa 3.000 sulla scorta dei due progetti, Marco Polo e Turandot, che riguardano rispettivamente l'università e le accademie di alta formazione. Per quanto attiene poi al discorso educativo, sarà importante il China Expo Education di ottobre e per quanto riguarda la nostra università, naturalmente l'importante meeting dello scorso anno che ha creato questa bellissima occasione di incontro con il governo e le rappresentanze della regione del Yunnan. Grazie mille, grazie. Thank you very much, Enrico. Questions or comments? No? No question. So we can go on with the last presentation. The paper presented by Angelina Marcelli again. Hard work for you today. The title of the paper is Green Economy in the Asian Region, Obligation or Choice? Grazie, in realtà io presento un lavoro delle mie colleghe Emanuela Giannis Carnici e Antonella Laino che sono in giro per lavoro. Negli ultimi 30 anni la Cina è stata protagonista di un impressionante sviluppo economico, governato dall'idea del profitto ad ogni costo e dalla convinzione che la ricchezza potesse distribuirsi in modo omogeneo nelle diverse aree del paese. Le definizioni di zone economiche speciali e rilevanti agevolazioni fiscali, oltre alla disponibilità di manodopera a basso costo, hanno attratto notevoli investimenti diretti all'estero, anche grazie alla scarsa attenzione che per molto tempo le autorità cinesi hanno prestato alle conseguenze negative di una produzione industriale ad elevato impatto ambientale. Ma se in passato...
le autorità cinesi sono state indulgenti verso uno sviluppo industriale poco attento alle conseguenze provocate in campo ambientale, oggi la situazione è molto diversa. Molti degli obiettivi socio-economici dei piani programmatici sono caratterizzati da una stringente attenzione alle risorse naturali e alle questioni ambientali, anche grazie ad una maggiore circolazione di informazioni e di consapevolezza che rende i cittadini desiderosi di risposte sul loro futuro. Un cambiamento epocale da rilevare a questo proposito si evidenzia nell'ultimo piano quinquennale, per esattezza il 12° piano, che interessa il periodo 2011-2015. Questo piano riguarda la ristrutturazione del sistema produttivo cinese, non più funzionale solo all'incremento dei risultati, ma anche alla riduzione dell'impatto ambientale. Quindi, nella programmazione si guarda anche alla qualità dei risultati raggiunti, da conseguire attraverso strumenti diversi, come ad esempio delle agevolazioni fiscali per progetti che si prefissano di ridurre le emissioni inquinanti o l'utilizzo di risorse esauribili. In questo panorama non è da trascurare l'impatto economico che queste misure hanno e avranno ancora in futuro. La Cina è il primo produttore mondiale di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Quindi, paradossalmente, il paese più inquinato e inquinante del mondo è anche il più grande produttore di strumenti di green economy. Il nuovo percorso green della Cina è stato facilitato dall'implementazione del meccanismo di sviluppo pulito previsto dal protocollo di Kyoto. Infatti, si tratta di un procedimento flessibile per ridurre le emissioni di gas serra. Tramite questo meccanismo, le imprese possono investire in progetti verdi in paesi in via di sviluppo, ottenendo crediti di emissione equivalenti ad una tonnellata di CO2 ognuno, che vengono computati al fine del raggiungimento dei target stabiliti dagli accordi internazionali. In altri termini, il meccanismo permette di delocalizzare la riduzione delle emissioni inquinanti nelle economie emergenti. La Cina risulta uno dei più importanti destinatari di questi progetti e si presenta oggi come una buona combinazione di contributi esterni e dinamiche interne sulla scia della green economy. Elemento determinante nella nuova rotta dell'economia cinese è, come accennato, il 12° piano quinquennale per l'economia nazionale e lo sviluppo sociale della Repubblica Popolare Cinese, lanciato nel 2011, con il quale si sono promossi nuovi target per l'uso di energie rinnovabili, politiche volte all'efficienza energetica e investimenti nei settori chiave, primo fra tutti quello della protezione ambientale. Si prevede che il raggiungimento degli obiettivi prefissati impegnerà il Paese anche nei prossimi decenni, comportando tre fasi principali. La prima fase, che si protrarrà fino al 2020, risponde alle esigenze di iniziare a ridurre le emissioni di CO2. Il decennio 2020-2030, la seconda fase, sarà dedicato alla riduzione su larga scala delle emissioni di CO2 per giungere a livelli pari a quelli del 2005. E infine la terza fase, che dovrebbe abbracciare il ventennio 2030-2050, è volta ad un'ulteriore riduzione delle emissioni, portandole al 50% del livello del 1990, in linea con gli obiettivi definiti in ambito internazionale. Secondo le stime effettuate, decarbonizzando la sua economia, la Cina può aumentare il PIL di oltre 900 miliardi di euro,
creare quasi 10 milioni di posti di lavoro e risparmiare energia per 150 milioni di euro. Il principale driver di questa svolta è sicuramente la convenienza economica e la fame di energia del Paese. La convenienza è rilevabile dal fatto che continuare una produzione a livelli sostenuti, senza attenzione ai metodi di produzione, crea esternalità negative che si propagano da un settore all'altro. L'inquinamento delle acque e la contaminazione dei terreni in molte aree del paese, ad esempio, espone i cittadini direttamente, ma anche attraverso i prodotti alimentari ingeriti, a rischi sanitari molto alti. Si innesca una sorta di cannibalizzazione dei processi produttivi, attraverso cui gli ottimi risultati del settore industriale vanno a depauperare i potenziali risultati del settore agricolo, oltre che a ridurre la qualità della vita dei cittadini. Il degrado ambientale rende la popolazione più povera ancora più vulnerabile, soprattutto nelle aree rurali, le quali basano il proprio sostentamento sui prodotti della terra e sull'utilizzo delle risorse naturali. Questa povertà rurale può portare ad un uso eccessivo di risorse esauribili, accelerando il degrado stesso. La situazione generale si aggrava ulteriormente se consideriamo la mancanza di coordinamento e di una programmazione consapevole dell'utilizzo del suolo a livello urbano. Le terre urbanizzate sono cresciute ad un ritmo doppio rispetto alla crescita della popolazione, senza programmare e coordinare le capacità di carico delle risorse e dell'ambiente. Il problema principale è che le misure assunte dal governo centrale non sono sufficienti a compensare i danni ambientali di una crescita troppo veloce. L'obiettivo accennato di ridurre le emissioni di CO2 ai livelli del 2005 risulta comunque insufficiente, considerando che quei livelli sono ritenuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 5 volte superiori a quelli considerati sicuri per la salute. Secondo la stessa organizzazione, gli elevati livelli di inquinamento hanno portato, a partire dal 2007, a 656.000 morti premature per patologie direttamente connesse all'inquinamento, oltre a numerosissimi casi di malattie che, pur non portando alla morte, hanno accresciuto i costi sanitari che il governo deve sostenere. Si stima che nel 2007, tra inquinamento, malattie, morti premature, il carbone sia costato alla Cina 7 punti di PIL. Per valutare le preoccupazioni e gli indirizzi di politica del governo cinese è importante la lettura critica del piano quinquennale cui abbiamo accennato, nel quale si individuano obiettivi politici ed economici a livello statale e regionale. L'ultimo piano privilegia chiaramente la qualità dello sviluppo rispetto alla quantità della crescita, la sostenibilità ambientale è la parola chiave dell'intero documento e rappresenta un forte elemento di discontinuità rispetto al passato. Il report 2013, presentato nel maggio 2014 dal China Council for International Cooperation on Environment and Development, pur riconoscendo che la Cina ha raggiunto un notevole sviluppo, rimarca la necessità di un'inversione di rotta in termini di modalità organizzative del processo produttivo sul sentiero della sostenibilità. Nello specifico, l'organismo raccomanda alle istituzioni centrali innanzitutto di accelerare l'innovazione del tessuto istituzionale e di favorire lo sviluppo di una vera e propria civiltà ecologica per rafforzare e armonizzare il rapporto tra ambiente e società. Ancora, di modificare i modelli di consumo,
adottando schemi sostenibili, stimolando i consumi interni, di riconoscere il ruolo ambientale e sociale delle imprese, promuovendo la responsabilità ambientale. Ancora, il China Council for International Cooperation on Environment and Development raccomanda di promuovere un ruolo attivo dei media e la partecipazione della società civile per trasformare la preoccupazione sociale per l'ambiente in una forza trainante per lo sviluppo green. Infine, suggerisce di prestare la massima attenzione alle risorse, al loro utilizzo e alla preservazione dell'ambiente nel processo di urbanizzazione, implementando percorsi di urbanizzazione verde. Il Consiglio cinese per la cooperazione internazionale sull'ambiente e lo sviluppo sottolinea come il raggiungimento di questi obiettivi sia indispensabile a garantire il proseguimento del processo di crescita che la Cina ha iniziato molti anni or sono. Anzi, il mancato perseguimento di questi obiettivi potrebbe mettere in pericolo nei prossimi anni il raggiungimento di quei risultati che i piani del governo centrale si sono prefissati. In altri termini, orientare lo sviluppo economico verso una svolta verde è un obbligo e un'opportunità, non più una scelta, senza trascurare il fatto che la Cina è parte di numerose e crescenti relazioni internazionali che richiedono un atteggiamento più responsabile verso le risorse esauribili. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso, ma chiaramente ho dovuto leggere considerando che sia stata appunto un lavoro delle mie colleghe. Vi ringrazio per l'attenzione. Thank you very much, Angelina. And this is the last paper of the session, the second session of this conference. And if you do not have any question, we can join a lunch. But before joining lunch, let me thank all the speakers and say you thank you very much. So we can join the lunch.